trovati, grazie di essere qui per questa oretta in cui cercherò di parlare di un soggetto che a prima vista magari potrebbe sembrare di scarso interesse perché oggi noi lo chiamiamo via di Pamonti, ma che naturalmente ha un'origine indietro nel tempo quando si chiamava appunto Strada Vigentina. Prima dico solo due parole sulle attività che effettivamente svolgo, come stavo dicendo prima senza microfono, quando qualcuno mi chiede di collaborare io rispondo sempre di sì, e il motivo è questo, principalmente per cui sono un po' dappertutto. Mi sono inventato un giornale che si chiama Milano Cultura e poi collaboro appunto con In Arte, con il 4 che avete trovato anche qua, con il giornale Milano Sud, con lo Tavolo del Comune di Milano e nei prossimi mesi anche con il giornale del nostro quartiere. Attività giornalistica, ho scritto un po' di libri, sto preparando un altro che si intitola Borghi che scende dalla zona 5, di cui avevo parlato l'anno scorso e che dovrebbe vedere la luce tra 3 e marzo per il settembre. Questa è l'attività, diciamo, scrittoriale. Poi ci sono naturalmente altre attività, come ha accennato la signora Brioschi, cioè il fatto di essere presidente dell'associazione Fondazione Milano Policlinica, che da più di 30 anni porta la cultura a Milano, valorizzando e facendo conoscere quello che è meglio conosciuto e che ha ricevuto per questo anche la Crocino d'Oro nel 2010. È un'associazione che principalmente fa proprio conferenze, seminate, mostre anche questi giornali, quindi un'attività divulgativa della nostra Milano, così poco conosciuta, specialmente quando ci si sposta fuori dai bastioni. E infatti una delle attività che abbiamo messo in piedi proprio quest'anno è una serie di incontri che si chiama Al di là dei bastioni, Milano verso Expo e oltre, che si tiene allo spazio culturale Bosco vicino a Piazza Missori, e la stiamo organizzando con l'ex assessore, penso tutti lo conosciate, Salvatore Carrua, che presenta Renac, e con altri personaggi della città, sia diciamo delle istituzioni che scrittori e altre personalità di questo tipo. E un altro incontro sarà appunto il 29 gennaio del 18 sulla burocrazia in particolare, che frena molto le attività culturali della città. Quindi queste sono alcune delle iniziative. Altre iniziative di cui siamo, diciamo, co-sponsor sono delle mostre d'arte pittoriche, ad esempio, e una rassegna che si chiama Concerto in Periferia, che in 5 anni ha raccolto 260 concerti e che si svolge in ingresso gratuito in una trentina di luoghi intorno al centro, proprio per valorizzare le periferie milanesi, che non sono soltanto le gare, come si legge spesso sui giornali, ma hanno anche tantissimi luoghi molto, molto belli, e di cui alcuni vedremo anche oggi durante questa presentazione.